Una scuola aperta anche in periodo estivo, piena di bambini che si divertono, imparano e sperimentano. Il primo circolo di Castrovillari ha promosso un piano ludico didattico dal titolo Ritroviamoci, vincitrice di più misure del Ministero dell'Istruzione, con l'intento di offrire ai più piccoli e alle loro famiglie uno spazio di socialità e condivisione che è mancata a causa della pandemia nei mesi precedenti. Un riscontro importantissimo per la crescita della nostra scuola, soprattutto lo noto dall'entusiasmo che le famiglie stanno mettendo e i bambini e anche tutti quanti i nostri docenti, che ringrazio apertamente perché hanno messo a disposizione il loro tempo, il loro periodo di ferie a disposizione della scuola, a disposizione degli alunni. Il progetto, che ha coinvolto in partenza circa 150 bambini, ma che sta aumentando la sua attrattiva educativa, propone ai giovani studenti conoscenza del territorio, coding e robotica, laboratori musicali, attività sportive, ludico-manipolative, esperienze di cittadinanza digitale, momenti formativi di lingua inglese, giornalismo e matematica. Sono delle occasioni per far ritrovare quella socialità perduta ai nostri ragazzi che non hanno potuto confrontarsi nella loro vita di relazione durante questo anno scolastico così difficile caratterizzato dalla pandemia. Partito a giugno, subito dopo gli scrutini, permetterà per tutta l'estate svariati momenti di incontro e socialità animati dalla passione dei docenti che, rinunciando al loro periodo di ferie, si spendono per i bambini credendo in una scuola, punto di riferimento del territorio, soprattutto in un periodo complesso come quello che stiamo vivendo. Intanto è un programma che si sviluppa, è nato subito al seguito degli scrutini di giugno, è cominciato quindi a giugno, continua a luglio e sta continuando per il mese di luglio, verrà ripreso poi nel mese di agosto, dopo Ferragosto, e poi per tutto settembre, quindi c'è tempo per tutti, per chiunque voglia quindi usufruire delle nostre attività. Noi siamo al servizio dei bambini e delle famiglie, questo è il nostro compito.